Andiamo su Cimo Baremone e qua c'è una piazzola di artiglieria del 149 che governava praticamente il nord del lago. Come vedete governava Baitoni, Bondone, che erano delle zone dell'impero austro-ungarico, come governava la Calva e nonché dell'impettaio Monte Tombea. Da qui, grazie a questa stupenda mulattiera di guerra, che saliva questa camionabile che portava fino qua i colpi, come quello che ho visto prima, si entra nel complesso fortificato di Cima Baremone, che è, adesso entriamo e vi farò vedere il complesso fortificato di Cima Baremone. Sei Claudio? Complesso fortificato che, come vedete voi, adesso si propare, si divide in due speroni, come vedete, stupendi, e da qua c'è la postazione di mitragliatore, come vedete, eccezionale, ovviamente conservata, ok, e c'è il secondo tunnel che, andando avanti, praticamente usciva dall'altra parte della montagna. Spettacolo puro. Questo tunnel praticamente portava al di là della montagna. Perfetto? Dopo ve lo faremo vedere.